Ermanno Orlando, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto Grazie. Delle Parole per attraversare questo saggio, seppure nella brevità di questa conversazione, il saggio intitolato Medioevo Migratorio, è pubblicato nella collana Le Vie della Civiltà dalla casa editrice Il Mulino. Ermanno Orlando insegna storia medioevale all'Università per Stranieri di Siena e con Il Mulino, la casa editrice, ha già pubblicato altri libri dedicati alla migrazione, la migrazione mediterranea, e poi Venezia, il mare del Medioevo, quindi l'anno scorso le repubbliche marinare. Ora andiamo subito a incontrare il tema migratorio per quanto riguarda il Medioevo, e partiamo dall'immagine di copertina. Che cosa ci dice Ermanno Orlando? Allora, l'immagine di copertina, che non ho scelto io, però certo, mi sembra ben scelta, come dire, rimanda immediatamente all'inizio del libro. Io comincio il libro parlando, rievocando la diaspora albanese. C'è questi profughi che scappano in massa dai Balcani e dalle coste balcaniche, ovviamente sotto la minaccia della tremenda avanzata dei turchi ottomani, che hanno conquistato Costantinopoli nel 1453 e che poi man mano prendono i piedi in tutti i Balcani. Questo provoca l'espulsione di migliaia di persone appunto verso le coste e poi verso l'Italia, quindi attraversano l'Adriatico. E come dire, le fonti ci raccontano proprio di questi barconi umani che partono alla rinfusa da queste coste balcaniche, pronti a sfidare il mare anche con, come dire, scialuppe, con imbarcazioni di fortuna, per approdare e quindi trovare ricetto, trovare speranza, trovare una redenzione sulle coste italiane e soprattutto accogliente sulle coste italiane. E questo, come dire, a me sembrava, io coglievo molto le assonanze rispetto a questo racconto con cui appunto inizio il libro, con molti episodi dell'attualità. Innanzitutto a me veniva in mente immediatamente, diciamo, questo sbarco a Bari nel 1991, non so se lo ricordate, di migliaia di albanesi che allora fuggivano dalla dittatura comunista e che, come dire, ammassati in questo mercantile d'occasione, cioè la Vlora, che era partita da Durazzo, arrivarono appunto, veramente un barcone umano, arrivarono e sbarcarono a Bari. Ma poi ovviamente questa immagine richiama immediatamente i barconi gommoni utilizzati per il traffico illegale di immigrati, su cui appunto queste decine e decine di sventurati, di miserabili, ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita, la loro esistenza, per scappare ovviamente da situazioni di guerra pesanti, di privazioni o limitazioni di libertà personali, di disagio economico, di scollamento sociale, eccetera, cose che sappiamo benissimo, e che sfidano anch'essi il mare, purtroppo non sempre, come dire, la traversata è fortunata e non sempre riescono nel loro intento, visto che molto spesso vengono poi bloccati e respinti dai governi occidentali. Per cui mi pareva che questa immagine, ripeto, non l'ho scelta io, ma sia ben calzante rispetto alle tematiche che affronta il libro. E noi pensiamo che il Medioevo abbia una sua fissità, no? Per come ci è stato raccontato, e quindi non abbia avuto tutta quella importanza. Già possiamo entrare, Ermanno Orlando, nella definizione stessa di Medioevo, no? Che sembra un periodo che sta tra un'era e un'altra, no? E quindi non abbia questa sua particolarità. Invece in questo suo libro lei ci propone una mobilità enorme per quanto riguarda quel tempo, e quindi Questa migrazione senza alcun preconcetto che c'era allora, tra l'altro, rispetto, adesso non è che voglia fare sempre il paragone con oggi, ma diciamocelo pure, certo, rispetto al mondo attuale. Certo, no, ecco, sicuramente, come dire, c'è questa, ovviamente il Medioevo è pieno di stereotipi e si studia il Medioevo anche per, come dire, cercare di eliminare qualcuno di questi stereotipi.
Uno di questi era appunto di una società statica, immobile, che non viaggiava, che non si muoveva, si nasceva, si diceva si nasceva e si moriva quasi tutti nello stesso posto. In realtà invece gli studi recenti hanno dimostrato completamente il contrario, cioè era una realtà invece segnata per i motivi più vari, ovviamente guerre, ovviamente pestilenze, malattie, ovviamente la congiuntura economica, l'economia. Allora, come oggi, diciamo, è il motore principale di questi spostamenti, di queste migrazioni. Ecco, ora forse non si ragiona più storiograficamente su queste dinamiche push-pull, cioè come dire di espulsione da zone diciamo, di disagio, di precarietà economica, verso invece zone più ricche, quindi dove l'economia possa integrare e possa assorbire questi nuovi venuti. Però sicuramente ecco, l'economia è uno dei motori principali, allora come oggi, di ogni movimento migratorio, ma poi anche gli interessi commerciali. Noi non dimentichiamo che gran parte di questi, scusate, di questi migranti medievali erano grandi mercanti, grandi banchieri, erano quelli che le fonti chiamano lombardi, che erano appunto piacentini, che erano astigiani e che poi erano i toscani a partire dai senesi, lucchesi e poi soprattutto i fiorentini, che come dire facevano attività di commercio, ma soprattutto come dire, operavano come banchieri, come finanzieri in tutto l'Occidente europeo, che in qualche modo sono stati il motore della rinascita economica dell'Occidente europeo. E poi i genovesi e i veneziani, che come dire, altrettanto si muovevano non soltanto in Europa, ma in tutto il Mediterraneo orientale e occidentale. E poi ovviamente come dire, i cambiamenti delle frontiere, le espulsioni religiose, cioè molte di queste dinamiche migratorie sono determinate appunto da queste espulsioni. Da queste espulsioni pensiamo semplicemente a quella più, diciamo, famosa, anche se ormai siamo nel tardissimo Medioevo, prima età moderna, cioè l'espulsione degli ebrei, a cui farà seguito poi l'espulsione dei Moriscos dalla Spagna cattolica, e molti di questi ebrei si riversano poi nelle coste, anch'essi in Italia, che rimane comunque ricettiva anche rispetto a queste minoranze. Quindi ecco, bisognava proprio sfatare questa idea di un Medioevo statico immobile. E credo che la storiografia negli ultimi decenni l'abbia sfatato in pieno. Eh sì, e poi lei in questo libro parla di piccole e grandi migrazioni e credo che bisogna cominciare a entrare nel merito di questo, Ermanno Orlando. Quali sono state le prime grandi migrazioni nel Medioevo che hanno attraversato l'Italia? Penso in particolare da nord. Certo, questa è stata, se posso, è stata forse un po' la grande difficoltà di questo libro. Cioè, dal mio punto di vista, la sfida era, anche dal punto di vista narrativo, era tenere insieme, diciamo, le grandi migrazioni di popolo dell'Alto Medioevo, quelle che, come dire, una volta quando studiavamo nei nostri testi scolastici, impropriamente venivano definite le invasioni barbariche, che appunto adesso la storiografia chiama più opportunamente migrazioni di popolo. In Italia ovviamente sono soprattutto gli Ostrogoti e poi in particolare i Longobardi, tanto che lei prima mi parlava, appunto, mi chiedeva di questo Medioevo. Come dire, la storiografia italiana spesso propende, è sempre una convenzione, però propende per far iniziare il Medioevo proprio con la calata e quindi questa migrazione dei Longobardi in Italia, siamo tra 568 e 569, e non con la data convenzionale della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, cioè con il 476, perché questa è una cesura molto più importante per l'Italia. Però ecco, come tenere insieme queste migrazioni, diciamo, di popoli, o il popolamento del periodo pieno medievale, pensiamo agli arabi in Sicilia, o pensiamo ai normanni nell'Italia meridionale, come tenerla assieme invece con, diciamo, le realtà e i flussi migratori del basso Medioevo che somigliano molto di più alla nostra contemporaneità, per cui movimenti o singoli,
o di famiglie o di piccoli gruppi. Quindi ecco, la difficoltà, diciamo, per me è stato mettere insieme queste diverse anime, queste diverse, diciamo, strutture delle migrazioni medievali. Ecco, proprio per fare questo sono partito, come dire, ho cercato di fare delle scelte che in qualche modo non mi condizionassero eccessivamente proprio a livello di cesure cronologiche o anche tipologiche rispetto a queste migrazioni, per esempio non considerando determinante, questa è una scelta che ho fatto, può essere opinabile, può essere contestabile, però ecco, non considerando determinante il numero, le dimensioni, perché, come dire, dal mio punto di vista qualsiasi diciamo, movimento migratorio, anche di piccoli numeri, di piccole dimensioni, in qualche modo però poi come dire, creava occasioni di convivenza, di condivisione, di contaminazione, e quindi, come dire, creava quei presupposti sociali per queste civiltà del Medioevo che sono veramente civiltà in qualche modo meticce, ibride, multiculturali, multietniche, e questo probabilmente ne fa anche la grande ricchezza, la grande vivacità. Vorrei ritornare su 476, questa data che è stata, per così dire, imposta, no? E secondo lei perché noi abbiamo sempre avuto quella data come riferimento medioevale, Ermanno Orlando? Beh, è una data del tutto appunto convenzionale, ci sono il Medioevo per convenzione ormai fissata dai libri di testo, appunto inizia con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e finisce con la scoperta dell'America nel 1492, ma in realtà sono date del tutto, veramente del tutto convenzionali. Addirittura qualche storico francese, penso a Jacques Le Goff, quindi storici di peso, ritenevano che il Medioevo finisse praticamente con la rivoluzione industriale, quindi per tutto l'Ancien Régime fino a tutta l'età moderna. Poi, come dire, intervengono le storiografie nazionali, per cui appunto in Italia si preferisce pensare all'inizio del Medioevo con l'arrivo dei Longobardi e magari, come dire, sì, il 1492 è una data finale importante, ma più riferita, che ne so, alla morte di Lorenzo il Magnifico, più che, diciamo, alla scoperta dell'America, che pure è importantissima e peraltro adesso oggetto anche di un revisionismo storiografico molto pesante. Ma per esempio, che ne so, per i francesi le date significative sono altre, sono il battesimo di Clodoveo e poi la guerra dei cent'anni, per gli inglesi sono altre ancora, per i tedeschi ovviamente la data di chiusura del Medioevo è la grande cesura che si ha con la riforma protestante, quindi nel 1517 Lutero questo movimento protestante che in qualche modo spezza l'unità dell'Occidente cattolico. Quindi ecco, sono date convenzionali. Vorrei toccare il tema, Ermanno Orlando, della mobilità per quanto riguarda quali persone avevano l'idea di migrare nel Medioevo. Ora, noi quando pensiamo all'emigrazione a quel tempo, pensiamo alla migrazione di gente povera, pensiamo ai contadini che vogliono arrivare nei piccoli paesi, come lei ci racconta, di alcuni paesi, per esempio del Piemonte, no? Quando per esempio si inurbarono ad Alessandria, che già allora aveva più di 10.000 abitanti. Però vorrei verificare con lei la migrazione che non era solamente di popolo, ma era anche una migrazione aristocratica. Sì, sì, certamente. Allora, aristocratica sia nel senso, come dire, questo movimento di cui lei stava parlando, questo inurbamento appunto dalle campagne alle città, in qualche modo riguarda inizialmente, siamo diciamo nei secoli della nascita dei comuni, quindi fine undicesimo, inizio dodicesimo secolo, quando appunto nasce questa realtà che connota in maniera così importante tutto il Medioevo italiano, cioè questi comuni che acquisiscono man mano una consapevolezza diversa sino ad ottenere margini sempre più ampi di autonomia e autodeterminazione rispetto a quello che era
diciamo, l'autorità universale, cioè l'impero. Ecco, in questo contesto di nascita dei comuni e di immediata espansione, perché questi comuni, nel momento in cui acquisiscono appunto questa capacità di autodeterminazione e di autogoverno, immediatamente si espandono verso il contado, verso le campagne circostanti, a creare appunto questi comitati, questi contadi, che in qualche modo, come dire, si espandevano lungo i confini, verso quelli che erano i confini o della contea o della diocesi. Ecco, quindi in ambienti dove, come dire, dopo il collasso, l'implosione dell'impero carolingio, si erano formati quelli che la storiografia chiama i poteri locali, quindi questi poteri signorili, questi poteri aristocratico-signorili, e le prime famiglie, come dire, fra le prime ad inurbarsi in queste città che nascono, che diventano sempre più potenti economicamente, commercialmente, politicamente, sono proprio queste famiglie aristocratiche, non solo perché intuiscono le capacità, la vivacità, appunto, e quindi questa grande attrattiva economico-sociale delle città, ma in qualche modo perché diventano funzionali alle città stesse, diventano in qualche modo la forza militare con cui queste città poi affronteranno, per esempio nello scontro con Federico Barbarossa, affronteranno appunto l'autorità imperiale. E quindi alla città conviene averli in città e, come dire, a questi nobili signori delle campagne conviene avere almeno un piede a terra in città. Ma non sono solo le aristocrazie, appunto, sono piccoli, sono anche molti contadini che in qualche modo, come dire, intuiscono immediatamente le possibilità offerte dalla città a livello proprio economico-sociale. C'è un detto, diciamo, tedesco che dice: l'aria delle città rende liberi. Rende non soltanto liberi, perché molti di questi contadini erano soggetti a vincoli, diciamo, a rapporti servili appunto con questi signori, delle campagne, quindi soggetti appunto a vincoli anche molto, molto rigidi, e una volta in città invece vengono sciolti, liberati da questi vincoli, ma intuiscono anche le potenzialità economiche, quindi da contadini si trasformano in artigiani, si trasformano in manodopera per la nascente, per esempio, industria tessile, che è un po' l'industria di grande riferimento di tutto il Medioevo. Quindi, certo, si muovono appunto dalle campagne verso le città, e si muovono singolarmente, si muovono oppure in piccoli gruppi familiari. E quindi la storia del Medioevo è, tra le molte cose, una storia di migrazioni, incontri, lei scrive, spostamenti, rimestamenti, di interazioni, fusioni e contaminazioni continue e ininterrotte tra popoli, culture, lingue e civiltà differenti. E questo dà veramente il senso di un'epoca che non è fissa, come spesse volte noi diamo per scontato, ma come lei ci ha ben illustrato, molto molto dedicata allo spostamento. D'altra parte, le civiltà hanno bisogno di queste giuste contaminazioni, e lo possiamo scoprire leggendo il nuovo saggio di Emanuele Ermanno Orlando, Medioevo migratorio. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Ma prima di salutarci, Ermanno Orlando, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro, intende, non un libro di lavoro, immagino. Un libro di piacere. Di piacere. Allora, sto leggendo un libro in realtà molto leggero, che però mette insieme un po' due mie passioni, cioè Venezia. Ho molto studiato Venezia, come diceva all'inizio, e amo molto i gatti, e sto leggendo Il gatto che viaggiava in vaporetto, che tra l'altro è scritto da un archeologo veneziano. Stefano Medas, che noi abbiamo incontrato Stefano, proprio Stefano in questo Meda, posto, esatto, delle parole. Stefano Medas, sì.
il gatto che viaggiava in vaporetto ed è un modo per conoscere Venezia in una maniera veramente originale Difatti, ma non solo, è anche questa è una forma di mobilità, è vero, in per questo qualche gatto modo. che ricordo partiva e prendeva il vaporetto tutto Sì. quanto da solo, come se fosse Da solo, una conoscendo persona. bene i posti, le È situazioni. veramente No. molto molto bello, grazie per averci ricordato questo libro, veramente anche molto originale, molto simpatico e per conoscere Venezia. Grazie davvero della collaborazione, Grazie Ermanno a Orlando. voi. Buona Grazie giornata. a voi. Buona giornata, arrivederci.